Benvenuti, io sono il Cencio e questo è il primo episodio dei tutorial di Space Station 13. Prima di iniziare, subitissimo, velocissimo, dato che so che ce ne sarà bisogno e devo essere veloce perché ho miliardi di cose da dirvi, non in questo video, ma sto cercando di comprimere le cose il più possibile perché Space Station 13 è enorme, devo rispondere a due domande che ancora non sono state fatte, ma che so che verranno fatte a valanga. Primo tra tutti, Cencio, perché stai facendo i video tutorial di Space Station 13 invece di portarci i video di Final Fantasy X e A Plague Tale Innocence? Vi rispondo subito, perché essendo estate, l'ho detto su Facebook, su YouTube, l'ho detto anche gli anni passati, succede tutte le estati sta roba qua, quando ci sono i periodi di caldo intenso non posso fare video in maniera seria e decente perché sono costretto a chiudere porte e finestre e questo non è possibile perché con il caldo del computer che sforza durante la registrazione la stanza diventa un forno crematorio e io svengo dopo 5-10 minuti di registrazione, non sto scherzando, perché a casa mia batte il sole dalla mattina alla sera dritto dove vivo. Quindi non posso chiudere tutto, non posso tenere tutto aperto perché dietro di me c'è una pineta con i bambini che giocano, la gente che ci porta i cani che giocano ed abbaiano, quindi non puoi fare un video serio con la finestra aperta. In questo caso, Space Station 13 Tutorial non è un video serio perché non è una roba importante del canale, la faccio giusto perché ho voglia di fare video e non posso farli e la cosa mi scoccia, e così almeno avete qualcosa da guardare e vi tengo un po' compagnia e vi insegno anche qualcosa di molto figo. Ecco perché state vedendo i tutorial di Space Station 13 e non il continuo di Final Fantasy X e A Plague Tale Innocence. Appena calerà quest'ondata che sembra non voglia mai finire di caldo allucinante, vi giuro che i video riprendono. Chiusa parentesi, seconda cosa importante che so che mi verrà chiesta in 12.000 persone ma che non ho intenzione di trattare in maniera approfondita è: Cencio, come lo scarico Space Station 13? È semplicissimo, guarda qua, apri qui, vai su Google, questo si chiama Google, è una bomba, scrivi Space Station 13, bam, premi invio, primo risultato, clicchi, qua c'è Play Now, guarda là, madonna, e qua c'è Download Beyond. Beyond è l'engine che usa Space Station 13, così come tanti altri giochi gratuiti che stanno all'interno di Beyond. Clicchi qui, scarichi Beyond, installi come qualsiasi programma che tu abbia mai usato ed installato, e voilà, fatto. Detto questo, adesso che abbiamo risolto le questioni importanti, possiamo parlare finalmente di Space Station 13, sappiamo perché lo sto facendo, sappiamo come si installa, è una cavolata, e possiamo parlare di questo gioco che in Italia non conosce nessuno, a tal punto che ho dato un'occhiata giusto per farmi un'idea se magari era il caso di farlo o non farlo, su YouTube non c'è neanche un tutorial italiano, neanche. Voi direte, vabbè, ma di tanti giochi non ci sono i tutorial. Sì, è verissimo, ma Space Station 13 è un gioco complessissimo che senza guide, senza tutorial, non vai da nessuna parte. Non impari a giocare, non riesci a godertelo, non ti diverti. Addio, cioè, non giocherai mai a Space Station 13 senza guide scritte o comunque video. Ed è assurdo che non ci siano video guide di questo capolavoro, perché questo, ragazzi, è veramente un capolavoro della storia dei videogiochi che rimarrà per sempre come uno dei titoli di punta. E quindi ho detto, sai cosa, non posso fare video seri, non c'è nessuno che ha mai fatto video di sto gioco a me fa svisare in una maniera incredibile, li faccio io i tutorial. Io non sono ovviamente un fenomeno di questo gioco, non sono un pro, ho iniziato a giocarci da pochissimo, circa un mese, due, insomma, quest'estate, nel periodo estivo di caldo che non potevo fare niente, e questo è pure un gioco leggerissimo, così che non va ad appesantire il computer. Mi sono innamorato, c'ho tipo già 200 e passa ore di gioco e quindi posso tranquillamente insegnarvi le basi. Ripeto, non sono un pro, quindi c'è là fuori nell'internet americano, youtubiano, di tutti i tipi, gente con controcoglioni che potrebbe insegnarvi cose fantastiche, ma non c'è nessuno che l'abbia fatto in italiano, quindi accontentatevi, ci penso io ad insegnarvi le basi, il resto ve lo evolverete da soli. Che cos'è Space Station 13? Space Station 13 è innanzitutto un gioco gratuito, gratis, lo sottolineo, non costa niente, è proprio, andate lì, lo scaricate come vi ho fatto vedere, boh, prendete, loggate, giocate, non dovete sborsare una lira per niente di niente di niente. Ma che cos'è? È un multiplayer, esclusivamente multiplayer, misto tra gioco di ruolo investigativo paranoico in pixel art. È una roba impossibile da
infilare in un genere, perché non esiste niente come Space Station 13, è impossibile da sciorinare in due o tre parole che cos'è. È figa la grafica perché è molto semplice, difatti non fatevi ingannare dalla grafica. Per esempio, quello che vedete qua dietro, qua nel mio desktop, è una bellissima art di Space Station 13. La grafica non è in 3D ma è in 2D con visuale dall'alto. Mi raccomando, non fatevi fregare, non fatevi ingannare dalla grafica, perché sto gioco è veramente uno dei più belli che io abbia mai visto negli ultimi anni. È qualcosa di spropositato, vi giuro, non mi divertivo così tanto e non ridevo così tanto in un videogioco da tanti anni. Perché sì, questo potrebbe sembrare un po' horror, no? C'è il coso Airlock tutto sporco di sangue, un po' l'atmosfera un po' cupa, ma in realtà questo gioco è tutto tranne che horror, è comico, cioè il succo è che te la butti sul ridere e ti spacchi dalle risate, perché le scene, le cose che succedono sono così assurde e insensate che non c'è da fare altro che ridere e divertirsi. Non c'è neanche competitività, nessuno vince, nessuno perde, è a round, vince viva lo sport e l'allegria, funziona così. Ma vi giuro, poche volte mi sono divertito così tanto nel videogioco. Ma quindi, in sostanza, cos'è? Cos'è? È un casino da spiegarvelo. Praticamente il gioco consiste in questo: c'è una stazione spaziale, ok, che in questo caso è la Space Station 13, che dà il nome al gioco, in cui le persone vivono lì dentro lavorando per questa azienda che si chiama Nanotrasen, che gestisce il tutto. Ogni omino all'interno di questa stazione, ogni singolo personaggino che si muove lì dentro è un giocatore, ok, vivente. Voi calcolate che in un server, come potete vedere, abbiamo 60, 70, 80, 112, 118 giocatori contemporaneamente. C'è una quantità di giocatori assurda all'interno dei server e ogni singolo mino che si muove dentro la stazione è un giocatore come noi, che ha un ruolo, o meglio, un lavoro all'interno di questa stazione che deve portare avanti. Lo scopo collettivo di tutti i giocatori è collaborare l'uno con l'altro, ognuno con il suo impiego, ognuno con il suo lavoro, per cercare di mandare avanti questa stazione senza che vada tutto inevitabilmente, irrimediabilmente a rotoli in maniera disastrosa. Questo ovviamente succederà perché il plot, diciamo la trama del gioco, è proprio che noi interpreteremo questo impiegato, questo lavoratore, nel turno di lavoro che mandò tutto a puttane allegramente. Quindi noi sappiamo già che in un modo o nell'altro andrà tutto a puttane. Lo scopo è cercare di impedirlo il più possibile, collaborare tutti insieme per cercare di far filare dritto le cose senza che degeneri tutto nei primi 5 minuti. A volte ci si riesce anche, si riesce ad evitare tutti insieme, collaborando con vari giocatori bravi che sanno quello che fanno, si riesce a collaborare e a mandare avanti la stazione, a superare le problematiche che il gioco e gli altri giocatori ci mettono di fronte. Il risultato è che dopo tot tempo in cui siamo riusciti a soverchiare ogni singolo problema, parte la votazione e inizia un nuovo round, ovvero una nuova partita, perché le partite vengono fatte a round. Un round ha una durata variabile a seconda del server in cui si gioca. I server sono molto diversi l'uno dall'altro, poi di questo ne parleremo più approfonditamente tra poco. E questo è il succo, cioè tu sei un omino che ti scegli un lavoro, ok? C'è tutti i tipi di lavoro, dal medico, l'ingegnere, il poliziotto, l'investigatore, il botanico, il virologo, il meccanico, il roboticista, il bidello, il cuoco, il barista, c'è veramente di tutto e ogni lavoro è importante per tutto il resto della stazione. Cioè se qualcosa va a puttane iniziano a subirne anche tutti gli altri che fanno altri lavori e altre cose diverse. Per esempio, il medico cura le persone, no? Chi viene ferito, che vi ricordo le persone sono gli altri giocatori. Il medico cura i feriti, i malati, eccetera, eccetera, ma per farlo ha bisogno delle medicine. Chi le fa le medicine? Le fa il chimico, che è un altro lavoro, che è un altro giocatore che fa il chimico. Se il chimico fa una cavolata e fa esplodere il laboratorio di chimica perché mescola il potassio con l'acqua ed esplode tutto, non abbiamo più un chimico e non abbiamo più un laboratorio di chimica perché è saltato in aria, quindi non ci sono più medicine, il medico non cura più le persone iniziano a morire malamente ovunque, creando pozze di sangue, epidemie, malattie e addio, la stazione è andata a puttane. Ok, ci siamo, qual è il succo del gioco?
collaborare tutti insieme, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con il proprio lavoro, e far sopravvivere questa stazione in questo turno disperato, in questo turno di lavoro disgraziato, fino alla fine del turno, che è al massimo, se proprio tutti riescono a sopravvivere, a soverchiare le malignità che il gioco e gli altri giocatori ti tirano contro, dura al massimo 2 ore. Dopodiché inizia una nuova partita. E per questo vi dicevo, non è una roba competitiva dove si rosica, dove c'è frustrazione. Qua nessuno vince, nessuno perde. Tutti quelli che giocano a Space Station non lo fanno per dimostrare di essere più bravi degli altri, non voglio essere volgare. Lo fanno perché si divertono e divertendosi loro fanno divertire gli altri. Questo crea un'atmosfera esilarante e allegra che è veramente tanto contagiosa e rende questo gioco, al di fuori delle sue meccaniche eccezionali profondissime, veramente tanto divertente da giocare, ma proprio tanto tanto tanto. La problematica qual è? Che oltre agli eventi random che ogni partita vengono causati dal gioco, tipo va via la corrente elettrica e siamo tutti al buio, o non lo so, c'è una pioggia di meteoriti che si abbatte sulla stazione, ci sono anche dei giocatori che vengono selezionati per fare gli antagonisti, ovvero i cattivi, e ci sono tantissimi tipi di cattivi, anche quello viene selezionato a caso, ogni round è sempre diverso per dare sempre varietà e divertimento al gioco. Ci può essere, che ne so, una partita la stazione viene attaccata dagli alieni, proprio gli alieni tipo Alien, quelli del film, e ogni alieno è un giocatore che controlla l'alieno. Un'altra partita ci sono i ragnoni giganti spaziali, e anche quello, ogni ragnone è un giocatore che controlla il ragnone. Un'altra partita invece ci sono dei traditori che sono tipo delle spie che si fingono di essere dei normali lavoratori, invece hanno degli obiettivi e dei piani di sabotare quante più cose possibili e mettere nella merda quante più persone possibili. Quindi capite che questo amalgamo di situazioni e interazioni tra i giocatori crea veramente delle cose strepitose, vi giuro, strepitose. Il problema qual è? Perché sì, c'è un problema. Il problema è che per rendere tutto questo così ben fatto e così divertente, il gioco è molto complesso, ma molto 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 complesso. Per quello vi dicevo, per Space Station 13 servono delle guide, per forza, cioè senza guide non si va da nessuna parte. E ho notato che in Italia non le ha fatte nessuno, quindi boh, ci penso io mi metterò qua, vi farò una serie di episodi in quest'estate dal caldo torrido, così tengo le finestre spalancate, le porte spalancate, se sentite casino mi dispiace, ma tanto questi non sono videoseri, chi se ne frega se sentite casino. In tal caso, preciso, mentre registro non c'è casino, meglio così. E vi faccio queste guide dove partiremo da questo video qua, in cui abbiamo l'introduzione a Space Station 13, in cui vi ho parlato di cos'è il gioco come al mio solito e vi ho fatto vedere come si scarica, cose così. In cui poi andremo a vedere come si crea il personaggio, vi spiegherò i tasti, vi spiegherò anche i vari lavori che si possono fare. Ovviamente io ancora non so fare tutti i lavori perché sono tantissimi e complessissimi e ognuno completamente diverso dall'altro. Cioè fare, che ne so, il bidello è una roba completamente diversa in termini di gameplay e meccaniche dal fare il chimico o fare l'ingegnere, per esempio, no? Cambia veramente tutto. In più infilaci che puoi diventare anche il cattivo e lì cambia tutto di nuovo. Capite che c'è una quantità di roba da imparare, da spiegare, gigante. Quindi non conosco ancora tutti i lavori, la stragrande maggioranza posso tranquillamente insegnarveli ad occhi chiusi, gli altri no, ma di quelli vedremo poi. Quindi nel primo video, che è questo, conosceremo Space Station 13 alla grande, alla larga, alla generale. Vi parlerò di un paio di cose interessanti tra pochissimo, che è importante che sappiate al di fuori del gioco per poter capire e comprendere questi tutorial, perché sennò questi tutorial non vi serviranno a niente se non mi ascoltate quello che vi dirò tra poco. Dopodiché andremo a vedere come si crea il personaggio e come si fanno come si usano i tasti e come si fanno vari lavori per iniziare. Ora, chiuso questo discorso importantissimo e introduttivo, c'è una cosa ancora più importante che devo dirvi. Tutti i tutorial che farò e che vedrete sono tutorial pensati esclusivamente per Paradise Station, che è un server di Space Station 13.
Questo è Beyond, il programmino che vi ho fatto scaricare. Voi vedrete comparire qua a sinistra nella lista dei giochi Space Station 13 una volta che nella home vi sarete fatti un account e avrete loggato. Se non compare, riavviate Beyond 3, 4, 5, 20, 70 volte fino a quando non compare Space Station 13. Sto scherzando, in realtà a regola compare subito, se non compare riavviatelo un paio di volte e vedrete che compare una volta che avrete un account. Cliccando su Space Station 13 potrete aprire questa bellissima tabettina Space Station 13 in cui potrete vedere tutti i server. Non potete entrare in un server a caso e giocare perché Space Station 13 è diventato open source ormai da qualche anno, quindi questo vuol dire che chiunque può prendere il codice del gioco e modificarlo a suo piacimento, cosa che fanno tutti i proprietari dei server. Quindi questo vuol dire che ogni cosa che vedete qua è un server, ogni nome, titolo che vedete qui è un server diverso e ogni server diverso è realmente diverso dagli altri, diverso, detto diverso 30 volte, perché ognuno ha modificato il codice di gioco a modo suo, quindi sebbene il gioco sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi rimane lo stesso, ci sono delle notevoli differenze che vi renderanno non molto utilizzabili i tutorial che farò io se li utilizzate per giocare in un server diverso da quello di Paradise. Per Paradise sono perfetti perché io ve li farò vedere qua, altrimenti se proprio volete potrete usarli in TG Station ma cambia un bel po', oppure potrete usarli su fammi vedere qualcosa di simile al B Station, anche quello simile, ma comunque Fulp Station, anche questo. Io vi consiglio proprio caldamente di giocare su Paradise anche perché secondo me è il più bel server che c'è. E di questo ne parleremo poi dopo durante la creazione del personaggio, di tutte le sue cose uniche che ha questo server. Giusto per darvi un antipasto, Paradise ha non solo un ottimo ambiente di gioco con persone simpatiche, mature e competenti, c'è un buon livello di gioco che garantisce divertimento a tutti, non è una stupidata come sono su altri server dove tutti fanno i mongoloidi e dopo 5 minuti la stazione è esplosa in mille pezzi, ma soprattutto anche un sacco di novità come un sacco di lavori, tipo di ruoli unici che esistono solo in questo server, o razze giocabili completamente diverse con delle meccaniche di gioco completamente diverse che rendono il gioco ancora più vario e interessante anche alla lunga. Quindi io vi consiglio caldamente Paradise Station. In questo momento, come potete vedere, ci sono 68 giocatori perché non è l'ora di punta. Se loggate dalle 9 la sera fino alle 4, alle 5 del mattino, ci sono il pienone, 100-120 giocatori fissi, proprio una cosa pazzesca. Perché? Perché il server è americano, ma come vedrete nei prossimi video, per come è fatta la struttura di gioco, per come funziona il gioco, la lag non ci andrà a creare problemi, non laggerà un cavolo, avremo 50 millisecondi di ping, 60, cioè una cosa veramente irrisoria, eppure assurda, essendo che il server è locato negli Stati Uniti, veramente è una cosa incredibile, non sarà un problema. Il problema potrebbe essere per alcuni di voi la lingua, perché ovviamente parlano tutti in inglese, è la lingua universale, tutti in tutto il mondo parlano quella lingua lì, perché in questo server non ci sono solo gli americani. Per farvi un esempio, ci gioco io che sono italiano, ci sono altri italiani che ci giocano, ci sono tedeschi, ci sono filippini, ci sono thailandesi, ci sono russi, c'è di tutto dentro sto server qua e tutti parlano inglese. Lo so che voi già starete dicendo: ah, io non potrò mai giocare a Space Station 13 perché non conosco l'inglese. Non vi preoccupate, Space Station 13 usa non la voice chat, ovvero non si parla al microfono per comunicare con gli altri, ma si scrive. Essendo che è tutto scritto a livello di chat però, ok? Non ci sono discorsoni, non c'è roba complessa da capire, la gente parla in maniera semplice, veloce, sbrigativa. Il livello di inglese richiesto per giocare a Space Station 13 è quello delle scuole medie, proprio roba che tutti hanno fatto, cioè nel senso non c'è bisogno di essere bravissimi in inglese, anzi, poi così magari lo migliorate pure un po' di inglese, ma vi posso assicurare che a meno che proprio non siete andati a scuola, o quando eravate a scuola avevate un secchio di cemento in testa, non avrete grossi problemi con l'inglese di Space Station 13, veramente. Ve lo posso assicurare, soprattutto se avrete guardato i miei video in italiano in cui vi spiego le cose in italiano, perché il problema di sto gioco è capirle le cose, impararle. Se c'hai uno che te lo spiega in inglese può essere problematico, se ce l'hai uno che te lo spiega in italiano le capisci in 4 e 4 8 e boh, problema risolto. Detto questo,
questo video lo concludiamo qua. Ah, se ve lo state chiedendo, no, non ci sono server italiani, ma manco uno, e anche se ci fossero, statevi alla larga, perché tanto nei giochi online dove c'è scritto Italia, proprio andate dalla parte opposta, che è sempre il peggio del peggio, o perlomeno nella stragrande maggioranza dei casi è così. Non sempre, ho trovato anche esempi di italianità eccelsa nei giochi online, ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo tocca dire che noi italiani non brilliamo proprio per niente. Ma proprio per niente. Quindi, i tutorial che vi farò io, ricordatevelo, sono per Paradise Station. Se giocate in questo server qua, vi saranno utilissimi. Se giocate in altri server, potrebbero esservi utili, come no, a seconda di cosa hanno cambiato i proprietari del server, perché potrebbero aver cambiato tantissime cose. Quindi questo video lo concludiamo qua. Nel prossimo video vi faccio vedere come si crea un personaggio, vi spiego tutta la creazione del personaggio, la scelta dei lavori, tutte quelle robe lì. E poi iniziamo con i tasti. Alla prossima!